al Misano Stadium. Il Misano non riesce più a vincere dopo il pareggio della scorsa settimana con il Bellaria. La formazione di Bucci subisce il tuffo interno a favore del Pietracuta, che si vede due gol annullati e un gol valido ad opera dell'intramontabile Fratti. La partita si apre con l'incursione in area avversa ad opera di Tonini. I terzini in maglia numero 3 non riesce a colpire come vorrebbe, occasione che sfuma. Da punizione poco dopo ci prova Politi, ma Leardini blocca senza affanni. La prima risposta è Pietracuta, porta gol di Fratti. L'attaccante fa centro al primo colpo, ma la rete viene vanificata per posizione di offside del numero 9. L'attaccante non ci crede e si dispera. Il Misano a corto di idee ci prova direttamente a calcio piazzato col solito Politi. Leardini si rifugia in corner, ma la Vis, che abbia perso la propria identità e commette errori di leggerezza, si vede anche da questa azione. Tonini appoggia all'indietro a Sanchez, frittata tra i due, si intromette Mularoni, che ha in merito di rubare palla, servire a centro Fratti, il quale trova lo spiraglio giusto, ma Mularoni commette l'errore di colpire il pallone destinato in porta. Nuova rete annullata a Pietracuta, questa volta senza polemiche. Squadra riposo sullo 0-0. Ad inizio ripresa per gli ospiti ci prova dalla distanza Evaristi, pallone fuori misura. Dall'altra parte invece ci provano in sequenza, prima l'ex Stella con un colpo di testa abbondantemente al lato e poi risulta altrettanto alla conclusione di Barbelli. E invece dall'angolo il Pietracuta confeziona il gol vittoria. Fratti sorprende il proprio marcatore Lepri, di testa in fila all'estremo di casa per il gol partita. Per Fratti nuova prudenza dopo quella di 7 giorni prima, eseguita col gatteo. Applausi e abbracci meritati per il bomber rossoblu. L'inossidabile Politi ci prova da calcio piazzato, sfera deviata in corner e su questo tentativo terminano le speranze offensive del Misano, mentre il Pietracuta dopo Bellaria si ripete nuovamente in esterna.